Organizzato fin dagli anni 90 in molti luoghi della Germania e gestito localmente dalle associazioni del territorio, il Tour della Speranza, un itinerario in bicicletta che raccoglie fondi a sostegno dei bambini ammalati di cancro, per la prima volta quest'anno esce dai confini nazionali e si conclude in Italia, precisamente a Riva del Garda, città che accoglie il traguardo dell'edizione 2017 del Tour der Hoffnung, della città gemellata di Bensheim. Dal 17 al 24 giugno, 777 chilometri che toccano 9 città di 3 paesi. Per l'associazione si tratta di un impegno notevole, sostenuto dalla Freund Kreis Bensheim Riva del Garda e dall'associazione Amici di Bensheim, ovvero dalle associazioni che gestiscono il gemellaggio, oltre che da tantissimi sponsor e associazioni locali. La città di Bensheim sta organizzando un tour, serve alla raccolta di fondi per un ospedale oncologico pediatrico della città. Diciamo, quindi si sviluppa e si svolgerà nel mese di giugno, quindi stiamo iniziando le attività per organizzare bene la manifestazione. Sarà un percorso che partirà da Bensheim il 17 di giugno per finire il 25 di giugno. A Riva sarà l'ultima tappa delle 8, sono praticamente 777 chilometri tra Bensheim e Riva del Garda. Ci sarà, diciamo, poi nella serata una importante manifestazione con la banda militare tedesca che concluderà la festa per questo tour della speranza, appunto per raccolta fondi per questo ospedale oncologico. Questa corsa, cioè questa pedalata, è organizzata dal signor Richter, il quale è il presidente di questa associazione culturale, ma nello stesso tempo di beneficenza. Raccoglie dei fondi per un istituto per bambini ammalati di cancro praticamente. Loro hanno fatto diverse altre manifestazioni simili e questa è quella più importante perché è più lunga, perché dopo 700 chilometri si arriva appunto a Riva del Garda, nella città gemellata.